Qui con Aldo Bucai, che ormai grazie a lui e Enrico Napolitano ogni anno si riesce a fare il premio Terra Laboris, che quest'anno 2020 è arrivato alla quinta edizione. Aldo, dimmi che sentimenti e che emozioni hai quando fai quando ci fai questo omaggio. Quest'anno è stato un'emozione ancora più particolare, perché nonostante questo lockdown che abbiamo avuto e i ritardi di lavoro, veramente ci tenevamo molto a realizzare ancora una volta questo premio, che va sempre a mani di artigiani e eccellenze campane. Noi ci fa piacere, ci siamo sacrificati per realizzarlo e alla fine ce l'abbiamo fatta. Io posso dire personalmente che non volevamo farlo quest'anno. Quando sono venuto a Aldo a fine luglio, è stato lui a dire: ma come, quest'anno non fate il premio? E abbiamo deciso di farlo. E se quest'anno, nonostante in questo anno horribilis, siamo riusciti a fare questo premio e quindi dare continuità, devo dire che è stato Aldo che ci ha fatto questo spro. E il tuo legato, e cosa vuol dire poi regato questo premio Terra Laboris, Alta Terra di Lavoro, al Regno delle Due Sicilie? E questo è tutto. È tutto, perché sono eccellenze nostre, della nostra terra, e quindi vanno, oltre che rispettate, vanno esaltate. Vanno recuperate. E vanno a incoraggiare i giovani imprenditori a investire molto di più nel proprio territorio, che sono le nostre eccellenze, perché noi abbiamo tante di quelle eccellenze nel nostro sud, che potremmo veramente essere di nuovo la capitale d'Europa. Grazie Aldo, un'ultima frase racchiude tutto il tuo discorso. Grazie ancora, e grazie, e speriamo di poter fare qui ancora il 9a, 10a, 15a, 20a edizione. Grazie di cuore a nome di tutta l'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro, a nome di tutto il territorio dell'Alta Terra di Lavoro e a nome di Roccasecca Caprile, che ci ospiterà sabato in questa bellissima giornata, in una cornice particolare, dove è nato San Tommaso d'Aquino, che qua vicino, che a Napoli, a cui Napoli è molto legato. Grazie ancora e di cuore. Grazie a voi e auguri. Grazie. Auguri di tutto voi. Grazie.